Presidente, grazie ai colleghi senatori. Cercherò di affrontare questo argomento che riguarda l'organizzazione dei ministeri dal punto di vista agricolo, anche perché i colleghi della Lega che mi hanno preceduto hanno, devo dire, a 360 gradi affrontato già politicamente in maniera strutturale questo argomento. Parlo di colleghi Augussori, Pazzaglini, Pepe e Bergesio, che sono entrati veramente nel merito e hanno fatto capire a questa Assemblea veramente l'assurdità di questo provvedimento. E per capire meglio l'assurdità di questo provvedimento, che ricordando a chi ci sta seguendo in questo momento va a suddividere quello che è il Ministero dell'Agricoltura al Ministero del Turismo, io ritengo che sia assurdo, perché finalmente l'agricoltura aveva intrapreso una strada giusta, una strada che aveva portato finalmente a far sì che l'agricoltura vivesse un momento felice, anche perché questo momento felice dell'agricoltura era stato certificato da tutte le maggiori associazioni di categoria del mondo agricolo, quindi Coldiretti, Confagricoltura e CIA, nel fatto che l'export dei nostri prodotti agricoli, l'export del Made in Italy, dal 2018 è andato in un continuo crescendo. Abbiamo avuto un più 3% nel 2018, poi mese dopo mese siamo arrivati più 4, più 5, più 6, più 7, fino a più 11% a metà di quest'anno. Questo significa che effettivamente questo era un provvedimento che funzionava. Quella che all'inizio della scorsa legislatura, quando il ministro Centinaio, quando il nostro segretario Salvini, assieme ai nostri amici, ex amici 5 Stelle, avevano messo assieme agricoltura e turismo, più di qualcuno diceva: ma chissà che cosa si sono inventati. E invece no, abbiamo visto che era una scelta giusta, che ha portato a questi risultati, perché effettivamente se vogliamo sollevare la reddituralità dal punto di vista economico dei nostri agricoltori, se vogliamo che rimangano più soldi in tasca ai nostri agricoltori, dobbiamo far sì che i nostri prodotti siano venduti a un prezzo maggiore, in maniera tale poi che il reddito degli agricoltori possa aumentare. E questa si è dimostrata una strada vincente, cosa che assolutamente non era successo negli anni precedenti. Io mi ricordo dal 2008 al 2013, gli anni in cui come ministro dell'agricoltura avevamo il ministro Martina, non sono degli anni che sono ricordati molto, molto felicemente dai nostri agricoltori. Anni difficili, anni in cui i nostri prodotti erano svenduti sui mercati sia nazionali che non nazionali, anni in cui assolutamente il governo precedente, il governo del Partito Democratico, il ministro Martina del Partito Democratico, si assoggettava alle direttive europee e soprattutto i prodotti italiani erano in forte competizione con tutti i paesi extraeuropei e anche europei che importavano tranquillamente nel mercato italiano i loro prodotti. Cosa che ci sembra assolutamente assurda, perché tanti consumatori magari anche non lo sanno, ma noi sappiamo che i nostri pomodori arrivano dalla Spagna. Ad esempio abbiamo la Cina che ci importa, addirittura i broccoli arrivano dalla Cina, senza parlare anche di altri prodotti che ci sembra assurdo e impossibile. Ad esempio per quanto riguarda il prezzemolo, lo importiamo dal Vietnam, i piselli dal Kenya, i meloni dalla Repubblica Dominicana. E questo era possibile solo perché questo governo targato Martina, questo governo targato Partito Democratico, rendeva possibile questo. Poi è arrivato il ministro Centinaio, è arrivata la Lega e ci siamo concentrati sulla valorizzazione dei prodotti del Made in Italy. Abbiamo voluto far sì che finalmente i prodotti del Made in Italy potessero avere un'etichetta. Sembrava la scoperta dell'acqua calda, sembrava impossibile farlo,
ma sembrava impossibile solo perché i governi precedenti targati il Partito Democratico non lo avevano assolutamente mai voluto fare, perché se il governo targato Lega in 6 mesi è riuscito a far passare un provvedimento che finalmente faceva sì che sull'etichetta ci fosse scritto nome, cognome, identità di un prodotto, penso che non sia stata una cosa impossibile, visto che ci siamo riusciti a farlo. E poi il ministro Centinaio si è inventato questa bella scoperta di far sì che i prodotti del Made in Italy, che è un'eccellenza che è conosciuta in tutto il mondo, la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità, tutti ce la invidiano, abbiamo detto ma perché non facciamo assaggiare i nostri prodotti ai turisti? I turisti che vengono nel nostro paese fanno sì un viaggio attraverso la cultura, attraverso le nostre bellezze artistiche, ma approfittiamo dell'occasione per far assaggiare ai nostri turisti i prodotti eccezionali del nostro agroalimentare. E si è rilevata una cosa fantastica, anche perché per quanto riguarda i nostri turisti si tratta sì di un viaggio attraverso le nostre bellezze artistiche, ma anche un viaggio nel gusto, quindi un viaggio nel viaggio per assaporare la bellezza, il gusto, tutta quanta l'eccellenza dei nostri prodotti. E devo dire che ha funzionato, perché i nostri turisti arrivano nel nostro paese, assaggiano i nostri prodotti, ma soprattutto dopo averli assaggiati, questi prodotti vengono apprezzati, ma vengono apprezzati a tal punto che poi, quando ritornano a casa, questi prodotti continuano ad ordinarli, continuano a chiedere i propri prodotti e che vengono portati anche negli altri paesi. E di qui deriva l'aumento dell'export fino a un più 11% rispetto al 2007. Qualcuno dice, ma è stato un caso, ma allora spiegatemi come mai questo caso è coinciso esattamente con l'arrivo del ministro Centinaio e con l'arrivo del governo. Poi, chiaramente, sappiamo tutti cosa è successo ad agosto di quest'anno, c'è stato un nuovo governo e lì c'è stata questa spartizione tra agricoltura e turismo, tra il ministro Bellanova e il ministro Franceschini. Ha vinto chi aveva più fame, secondo me, nel senso che il ministro Franceschini probabilmente aveva più fame della ministra Bellanova ed è riuscito a portarsi a casa anche il Ministero del Turismo. Oggi la ministra Bellanova ha dei grossi problemi, secondo me, dal punto di vista della gestione del Ministero dell'Agricoltura. Io l'ho sentita lunedì questo, quando ci siamo incontrati in una conferenza sull'agricoltura 4.0 organizzata dall'Associazione Confagricoltura, parlare in maniera entusiastica di come risolverà tutti i problemi dell'agricoltura italiana. Ha parlato di come affronterà la questione dei dazi, anche questa grandissima, grandissima cosa, ha parlato di come affronterà i problemi dei cambiamenti climatici, ha parlato di come affronterà anche quello che secondo me è un grandissimo problema, quello dell'innovazione dal punto di vista dell'innovazione meccanica in agricoltura. E devo dire, siamo stati tutti contenti di sentirla parlare così, però poi quando sono ritornato qui in Senato e parlando con i colleghi della Commissione Bilancio ho detto ma che cosa c'è in finanziaria per quanto riguarda l'agricoltura, i colleghi mi hanno detto assolutamente niente. E allora, cara ministra Bellanova, io credo che bisogna essere realistici, perché le sfide che andremo ad affrontare, soprattutto per quanto riguarda anche il problema economico dei dazi che sono stati messi dal Presidente degli Stati Uniti Trump, questa soluzione non passa attraverso una semplice visita che poi non sappiamo neanche con chi negli Stati Uniti. Io credo che devono essere messi soldi a disposizione a copertura di tutti i danni che sono stati causati non dagli agricoltori di questo Paese, ma
ma da questa Europa che ci è tiranna e che noi come agricoltori subiamo le colpe di qualcun altro. Poi, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, anche lì è un bel problema. Io sono convinto che l'agricoltura sia una parte della soluzione per quanto riguarda sia le colpe e le soluzioni nei cambiamenti climatici, ma servono risorse, servono assolutamente investimenti per la bonifica, per quanto riguarda le grandi precipitazioni che sempre più frequentemente arrivano, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'irrigazione. I cambiamenti climatici fanno sì che ci siano dei grossi problemi di irrigazione. L'Italia purtroppo è al sud dell'Europa e stiamo subendo più di altri il problema dei cambiamenti climatici. Credo che il ministro Bellanova, ma tutta questa compagine da destra a sinistra, dobbiamo essere forti, attenti, soprattutto in fase di contrattazione della PAC, perché lì non tira assolutamente una buona aria per quanto riguarda i trasferimenti PAC verso l'Italia. Grazie.